Mirror di Minchia, spero non sia un mirror, perché cazzo, io vorrei provare sto mazzo contro mazzi simili decenti. Mirror è problematico. Spello a 4. No, c'è il satiro, boh, anche il satiro. C'è il satiro. Ah, è vero che c'ha un sacco di pezzi costosi a parte Zeris, quindi in realtà il satiro ci può pure sta. Ma sì, il satiro ci sta. Metti che sculi porca puttana con Alex, te E tocchi. ti debuffa anche Ghidra, non è il miglior to eccolo qua. Ecco, certo. No, Yogi in questa partita è sicuramente giocabile, sarà divertente probabilmente. Ecco. Bene. Poi, insomma. beh, sì. Spell 8? Potremmo continuare a dire fino a quando vogliamo, ma spella 8? Oh, spella 2. Non lo so. Disastri. Cioè, ovviamente qua o è ramp o è seconda survival of the fittest. Oppure spella 8. Finché non Cioè. rampa anche lui va bene Sì, se è un mirror di Highlander abbiamo le stesse possibilità in realtà. Carino. Oh, in realtà va bene anche se mi debuffa Ghidra, anche se io vorrei veramente mi debuffasse Yogg. Cioè, a livello di mana è molto meglio. Però la legge del più forte è forte. Cioè, è importante averla. Anche perché calcolando che giochiamo la legge del più forte a turno 9, no? O a meno di eventuali Bloom. E ecco, perché chiaramente lui ce l'ha. E andiamo a. bello questo. Questo è E qua lo fai. fortissimo, man. È geniale. È fortissimo. Ok, no, dicevo comunque se prendiamo il clown abbiamo vinto la partita. Cioè, vedi quanto cazzo è grollo. Cioè. Devi avere le cose in mano. Legge del più forte con clown in mano contro Druid è praticamente vittoria sullo spot. Sa che è Mirror comunque. Sì, è Mirror, è Mirror. Cazzo sì, è Mirror. Schifo. Credo che vogliamo giocare questo. Aspettiamo perlomeno la legge del più forte qua. Puoi anche scendere di satira a pescare, no? Vuoi ancora per yoga? Guarda che ne hai di spell chip in mano però da giocare, Sì, il fatto che sottomette su di lui non mi dà alcun tipo di problema. Cagliamo lì sto cazzo di satiro. Il fatto che il satiro non voglio che mi debuffi lui più che altro, quindi vorrei giocarlo, no? Credo che lo gioco il turno dopo. Posso fare i prat 2-4. lui. Sì, no, beh, nel senso, se il satiro mi debuffa, questo è un disastro, fa veramente schifo. Però lui è molto forte con legge dei più forte, quindi io non so, probabilmente accetto. Cioè, l'unica cosa buona del debuff è che posso giocare legge dei più forte lui. Però lui già con le carte che c'è in mano va a 2, va. Con legge dei più forte va 1, mi sta debuffando di 1. Ok. Sai che ci chiamo con... Uff, Dio santo. Man. La puoi tirare? No. Bro, no, qua, cioè nel senso, la tiro il turno dopo, è fortissima. Mi Puoi fare sa che giocherò Ghidra qua. Ghidra con la spella 2, magari, quella che mette giù i due Sì, Wonderborn. farò questo. Sì. Cioè, sta spell qua è gigante. Ok. Spero sempre che mi debuffi il ragazzo, però vabbè. Perché ripeto, questa costa 1. Vero che non la posso giocare. Però cazzo, Infatti. costa 1. Cioè, con questa board qua, secondo me il setup di legge è molto forte. Il 3-6 deve morire, perché altrimenti vinco la partita. Quindi non so come in realtà. Potrebbe iniziare a giocare Lunar Eclipse. Anzi, sicuramente giocherò Lunar Eclipse. Potrebbe anche fare Solar Eclipse, Lunar Eclipse. Sarebbe bellissimo per me. Spaccargli Ghidra in modo. Quante spell mancano per la yoga? 7. In realtà 3. 6, 5. 4. No, bene, mancano 4. Quasi vogliamo essere perfetti. Sarebbe molto interessante un bel top deck di clown. Perché a quel punto ho paura che poi me lo giochi lui. Perché
Con il top deck di clown io posso rispondere se c'ho tempo. O con Yogg, che è un po' a caso. Oppure con Zephyrus, che è, vabbè, fortissimo. E attualmente è fine. Si tiene da sola, eh? Ma se mi lascia quegli 1-2 a terra, noi siamo contentissimi. 50 buono. Stra buono. Ok, bene, bene. 4. Ira Silvana, meno male. Cioè, Ira Silvana cicleremo per pescare una carta, no? Probabilmente. No, no. Ah! Enrica, lei. Sei buffo. Com'è Fortnite? Madonna, sta tenendo conti. Come si fa a giocare forte intorno al 2020? Sei tu sempre uguale, poi. Mi cruci, Enrico, mi cruci, cazzo. Non so, mi sembra tanto che questo match ha vada completamente a caso. Cioè, a caso. Guarda che deve fare Petra dagli 1-2, Dio santo. Secondo me non possiamo perdere. Cioè, l'unica cosa che ci fa perdere... L'unica cosa che ci fa perdere probabilmente è... È la sua spella 10. Non credo che con doppio 8 possa risolvere qualcosa. Con doppio spella 8. Non ha fatto un brutto turno nemmeno. Ha fatto un grosso turno. Il problema è che quello non lo puoi. Sono 388. Fa schifo 388, beh. Il problema è che adesso devi aspettare cosa, però. No, sì, come si chiama? Il Saragi per corromperlo. No, in realtà sì, cioè nel senso non voglio giocarlo adesso l'88. Per un semplice motivo, che non c'ho il trade di lei. Cioè, in realtà posso anche farlo, raga, sono 388, raga, di che cazzo stiamo parlando? Sono 388, non lo corrompo più. Non lo corrompo più. Sono 388, faccio il value trade sul 5-4, vado faccia col 5-3. C'ha 4 carte in mano, pure come te le rimuove. C'ho un'altra giocata che è protezione, gufo, trade sull'8-8. Sembra molto forte il pagliaccio. Come lo corrompo? Solo con Sharage, ma non ha senso corrompere con Sharage. Cioè... Vero. Anche perché se giochi Sharage, teoricamente, dovresti aver vinto, no? Secondo me è troppo forte sta roba. Anche perché lui c'ha due draghi debuffati in mano e due carte. No, vabbè, c'ha Zephyrus, però. Vabbè, Zephyrus. È l'unica giocata che non me l'ha fatta giocare instant è Zephyrus. Zephyrus Shadow... come si chiama? Zephyrus Shadow Flame, perdiamo il game, no? Vabbè. Non credo sia Shadow Flame. Raga, guarda che... la giocata non è scontata. Cioè, se gli fa Zephyrus Shadow Flame perdere la partita... Vi innervosite non poco. Gli usciamo sti 16 danni. Oppure andiamo a provare a... Troviamo Zephyrus, tanto non cambia un cazzo. Cioè. Never laghi. Ok. Fortissimo 5-7. Sì, no. Dai, metti una... Vai, ancora? Cioè. Ma stai scherzando? Ancora. Possibile averne un altro? Ma cazzo, quasi quasi mi dispiace. Dio stronzo, madonna. Due taunt pure, 4-9. Mamma mia. Vabbè, sì, vedete i cruci, insomma, cioè, nel senso, è antiprobabilistica una roba del genere. In altre situazioni, roba che vinceva questa cazzata. Meno male che c'aveva Zephyrus. Zephyrus stato flame sarebbe stata fortissima, sarebbe stata... C'era modo di ripartire, per carità di Dio, ma sto finendo le carte in mano pure io, sto finendo.
Poi lì mi serviva la spella a 7 che pescava. Che mazzo strano. Avevamo anche Yogi, ma vabbè. Yogi voleva ancora due spell per essere giocato, lo sai? Altre. Sì, voleva altre due spell Yogi. Pure con la spella, perché te ne erano rimaste 4. Io non ho più spell in mano e Yogi voleva ancora due spell. Ok. No, Yogi è una carta da ultra late, per quello quando la peschi si è incazzato come una bestia. È stragiocabile perché comunque c'hai modo di giocare spell, anche la Kiri te ne dà due, però se lo trovi subito le bestemmie se ne si rimangiano. Perché non è manco più un discorso di giocarlo e aspettare di giocarlo al turno 10, perché molto probabilmente non avrà mai possibilità di diventare gialla la carta, intendo. Guarda che sta sotto, vedi? Sotto che? Sotto insieme a Ico Bombetta. Il magico? Il capitano, il capitano. Il capitano, ok. Shaman, che cazzo di Shaman si gioca? Però perché siete impazziti? Evolve? Prega Dio che non sia quello che ha giocato scaccio ieri. Madonna! No, in realtà spero di sì. Il problema è che lui non è scaccio, quindi. Cioè, il banco di prova non è un banco. Cioè, un conto è giocarla contro scaccio, un conto è giocarla contro il grandissimo, sicuramente, Furtark. Però, insomma, capito la differenza importante. Oh, mi sa sfornarti di 1-3 come. No, ma secondo me, ragazzi, questo è un beffardissimo Evolve. E giocheremo probabilmente Zeppi per spaccare l'arma. Una roba del genere, non lo so. Il problema di spaccare l'arma è che poi rigioca il 4-2 e me la mette nel culo. Potremmo anche giocare Zeppi come Mass Removal, tipo come pulire gli Evolve che avrà fatto. Bellissimo, sto mazzo è stracritico, mi piace tantissimo. Guardate la mano, è proprio spettacolo. Non apprezzo tantissimo, però se ci pensi, alla fine dei buffer Zephyrus ci stanno. Il Dai, satiro è perché? veramente. Cioè, il satiro mi sembra una 31esima carta messa lì. Perché non c'era nient'altro da mettere. Poi, per carità, ripeto, Oddio, ti la ha Dark aiutato Maw. anche a settare l'ita prima il debuff anche a quel semplice 8 Ma mana. debuffo. No, debuffo a Yogi l'ha fatto. Ah, è vero, Non ha Yogi, aiutato un sì. cazzo, anzi, probabilmente non ha aiutato perché poi Yogi quantomeno corrompeva il Clown, Vero. no? Poteva pensare di tenerlo per quel motivo lì. Ma voi di per sé quando avete la spella 4 e la spella 10 siete sempre contenti, a prescindere da come vada la partita, cioè nel senso siete troppo contenti. È quello che vuol fare il mazzo, è trovare subito queste due carte, prendere valore e poi vincere di start. Se mi debuffa lui un po' ci rimango male, la verità, perché. Oddio, in realtà, se ci pensi, se mi debuffa due, la corrompo con api, no? Potrebbe essere Vero. simpatico, quindi in realtà sto dicendo cazzate. Perché faccio api a 3 mana, c'ho 0 mana, 8-8. Sto dicendo. Ho detto una cazzata, vabbè, insomma, un 6-6. Ma non so se ho bisogno di tempo. Cioè, avendo rampato, cioè, costa 2, costa 0, la stessa cosa. Che mazzo sei, Furtark? Ne vuol per forza. Forse è lui che si sta domandando che mazzo sei te che giochi Donna Satiro Zephyrus, se Zephyr. poco poco potevi darmi il dito corto, Madonna che gusto che c'era. Lo Sticky Finger. Lo Sticky Finger non so se è meglio del Satiro sto mazzo. Non so se lei ti ha parlato anche dello Sticky Finger mentre lo giocava lo Sticky Finger. Non so se l'avete visto, ma la gente lo mette ormai in doppia copia in torneo. Questo non c'è. Però qui non hai tante spell chip, Sticky Finger un Oddio. pezzo. 5 mana 4-4. Wow. Ah sì, scusami, quello che Cioè, quello che ruba. ruba l'arma, quello che ruba l'arma. Esatto. Wow. Zephyrus fa schifo, no? È appurato. Evoca 4, spacco il 2-4, corrompo lui. E puoi togliere anche il 4-3. E il 2-1. Facendo hero power, esatto. Sì. È decente. All'ultimo della dama.
Insomma. Cioè, qui io mi da un Bloom, che cazzo ne so. Ciao, sto tre Però carte. gli dà tanto fastidio a lui quel 6-6 adesso. Perché Sì, anche mettere no. arma deve comunque tankarsi. Bro, ma se metti arma, bello non è. Cioè, gliela traddo, per carità. Prendo un bel Erision Jones. Ah, Dio. Capisco. Mannaggia la puttana. Dove sta merda? Lo rimuovi lo 02? No, no, cioè io veramente spero che metta l'arma. Cioè, forse non dovrei, ma cazzo, Zephyr si è completamente stuccato. Questa non la posso giocare. Questa è una carta di merda. Quanto spero giocato non lo so, perché il tracker non so perché non me lo dice, ma penso che per Yogg ancora ce ne manca. Spero che rimanga al 3-5 su board. Perché attualmente vorrei giocare con la spella 10 per avere qualcosa di solido su Ha fatto board. un turno da merda pure lui, dai. Ok. Cazzo. Sei forte. Si spera 10. Sei straforte. Sei straforte. Gioco un turno prima. L'unico do break se prendo ovviamente il coso, il clown, però vabbè, penso che un'altra volta fa HP, era veramente pessima come cosa. Zephyr, mi fa pescare se mi vede con la carta a mano, perché attualmente l'arma per quanto fastidio mi può dare se metto anche Zephyr scan 7-6. Cioè non vorrei che questo mi dà tiro, no? Tiro è una merda. E ti dà tiri, non secondo Mi dà tiro, no? Revolver, oh Cristo santo. Ah, questo è buono. Questo è buono. No, non è buono. Ma questo è buono, ok. risorse per Buono, tutti. buono man, benissimo. Che a me cazzo quello che traddo. Ok, sta carta mi salva il cazzo di culo. Oltre che essere un 9-8 è gigante, no. Ripeto, Tyrion. Mo non so, mo mi sono fissato con Tyrion. Cioè non c'entra niente, Tyrion. Cattivo. Voleva andare per la strapuzio di Nova? Dio santo, che schifo. Sì, però se fai rinnova rinuncia a fare i 9 danni faccio, no? No, 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 non mi danno faccio, non li faccio mai. Io non voglio giocare qua. So. Ce la faccio a giocare tutto? Grazie. Buono. Ok. Ok, in qualche modo. Ok. E ci sta tiro di Zephyr. Potrebbe essere importante. Ok, mi è saltato qualche trade, ma credo di aver fatto i trade corretti. Ma che ansia! Dio, che forte! Dio. Bro, oddio, pazzito! Odin. Futark! Madonna mia, bro, che cazzo di ansia! Ok. Boh, sto mazzo è forse troppo frizzante. Ha detto strafrizzante! Beh, non hai Permette. pescato benissimo comunque, cioè Beh, pescato. insomma, Non hai pescato quell'intervento. avevi Zephyrus in mano, però. Esatto. Zeris è rimasto in mano in realtà. Cioè, non lo so, io. Ma che cazzo me ne frega a me The Legend? Io sto provando mazzi competitivi, ma questo di competitivo pare che c'ha niente. Non so se tu lo conosci oppure no, ma lui spacca i culi con il burattello, bro. C'ha le carte, fanno parte di un giochino in cui lui crea delirio e arte. I giocatori sono a trick.